Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 4 maggio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Valigia di nuovo alla mano. Rientrati da un solo giorno dopo il ponte e già ripartite, non per una vacanza, però, ma per lavoro. Contenti? A giudicare dalla luna imbronciata in dodicesima casa sembrerebbe di no. Dopo tanti stimoli che vi hanno bombardati con insistenza, avete bisogno della quiete di casa vostra per riprendervi, ma se le trattative da condurre di persona vi procurano un buon reddito, bando all'abbiocco, oggi si torna in stazione o in aeroporto, volere di Marte battagliero. Tensione per chi è alla guida, preoccupato per le mosse incaute di tanti idioti al volante, che si sentono padroni del mondo solo perché guidano un mezzo di grossa cilindrata. Ancora non hanno capito che la grandezza non si misura dal veicolo ma dallo spirito. Da meditare le parole di Mogolli: il corpo è un regalo, l'anima una conquista. L'amore mette giudizio e ha voglia di concretizzare, una donna matura che aiuterà la coppia a coronare il loro sogno o a superare una profonda crisi. Corteggiamenti anche al di fuori della coppia. I single scopriranno presto persone segretamente innamorati di loro che cercheranno di dichiararsi o di rendersi presenti. Se riceverete un rifiuto da un amico oggi non preoccupatevi eccessivamente, Giove vi darà ben presto l'opportunità di risolvere un problema anche senza aiuto. Buone nuove sul fronte del lavoro, tuttavia cercate di essere sempre voi stessi e di non strafare. Casa e famiglia attireranno la tua attenzione. Un invito per stasera per i nati di lunedì, martedì, giovedì e sabato. Preferisci ritirarti in un nascondiglio solitario inaccessibile agli altri e lasciar fuori il mondo. Quando un avversario, o anche un amico, ti ferisce, può accadere che tu dia a vedere solamente una minima parte del dolore che provi. Non perdete tempo con cose frivole e prive di finalità, siate concreti oggi in tutto quello che fate. Portate avanti progetti e idee ben impostati. In amore fatevi valere ma non dimenticate che di fronte avete una persona con le sue debolezze e i suoi pregi. Vorreste tutto e subito, imparate dai pianeti e dalla loro legge universale. Ogni cosa a suo tempo e nei modi giusti. Curate di più il vostro aspetto fisico, vedrete che presto otterrete una forma smagliante e vi sentirete dei veri e propri leoni. Se siete in sovrappeso è il momento giusto per iniziare una vera dieta. È inutile pensare a quello che fu, trovate il coraggio per girare pagina e proiettarvi nel futuro con coraggio facendo le vostre scelte ora. È molto strano che voi sappiate bene che se non si lavora a fondo su un progetto nulla si ottiene, eppure siete ancora ostinati nell'immobilismo assoluto. Prendete l'iniziativa se non volete che gli eventi vi travolgano. Non abbandonatevi a facili sentimentalismi, perché fino a quando tutto non sarà finito, non potrete né gioire né disperarvi. Sia che si tratti di un rapporto di amicizia o di amore, dovete riconsiderare la vostra posizione prima che mini la vostra felicità. In questa giornata il cielo non è molto dalla vostra parte, ma avrete comunque a supportarvi una grande capacità di concentrazione, il che può rivelarsi utile soprattutto nel campo lavorativo. A volte fate progetti troppo surreali, in cui non considerate voi stessi e i vostri limiti. La vostra vena di voler andare controcorrente, il desiderio di essere eccentrici, il gusto di stupire, sono all'ordine del giorno in questo mese centrale di primavera. È un maggio che vi vede esplodere con la vostra personalità più autentica tra amici e conoscenti, vecchi e nuovi. Marte, astro della voglia di affermarsi, transita in posizione particolarmente felice per voi, dal Cancro zero e vivifica il vostro spirito consentendovi una bella e facile armonizzazione con l'ambiente circostante. Luna imbronciata, taciturna in dodicesima casa, silenziosa lei, silenziosi anche voi, quando le vostre ragioni non vengono comprese e i vostri ideali snobbati. Vi chiudete a riccio, inutile combattere con persone che ritenete troppo sciocche per impegnarvi in una conversazione di buon livello, come recita il proverbio: tieniti la tua ragione e lasciammi la mia pace. Amore ed Eros. Sentimenti nascosti nelle retrovie, quando si tratta di liberare le emozioni liberandole,
improvvisamente diventate timidi come topolini e chiusi come ricci. Per vedere il vostro vero sé all'opera bisogna farvi arrabbiare, allora sì che vi fate riconoscere dal pungiglione velenoso. Dopo una vacanza che vi ha intrigato ma anche stancato parecchio, l'erotismo fiammeggia senza prendere fuoco, per attizzarlo occorrerebbe creare un ambiente esotico, con luci soffuse e profumato di spezie. Il desiderio non si attizza a comando, lo si stuzzica con astuzia e sensibilità. Stupirete chi vi sta accanto. E con piacere. Nettuno positivo vi regala uno speciale affiatamento erotico con la vostra dolce metà, con cui sviluppate una maggiore voglia di corrisponderle affetto, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in novembre. Delicati e sensibili, venite incontro alle esigenze della famiglia d'origine del partner e mostrate comprensione e capacità di razionalizzare gli eventuali problemi. Se siete single, vi dichiarate a una persona che vi è cara da molto tempo e vi ha da sempre incuriosito. Lavoro e denaro? Stanchi e un filo insoddisfatti al rientro da un viaggio di lavoro dove c'è stato da correre e polemizzare, anche stavolta ce l'avete fatta, ma vi basta udire lo sferragliare del treno sui binari o provare l'ebbrezza di un decollo per ritrovare l'energia che sembrava finita sotto i tacchi. Marte, ora per voi super positivo e se siete della seconda decade, vi invia un aspetto notevolmente produttivo dal punto di vista della concentrazione intellettuale dal Cancro, segno della volontà di approfondire. Se siete sotto esame o vi preparate a concorsi, è questo il miglior contributo che lo zodiaco vi può fornire per vincere. Benessere. Stanchissimi e ancora assonnati, vi ci vorrebbe una colazione corroborante, come quella servita in albergo e che gradite solo quando potete godervela senza la necessità di correre al lavoro o a scuola. Tuttavia non fate la sciocchezza di saltarla o di ingozzarvi con una brioche e un cappuccio al bar, la soluzione più pesante e calorica che possiate immaginare. Sia ai cereali integrali, alla frutta, allo yogurt o se gradite il salato al formaggio di capra, alle olive, alla bresaola. Durante un'intervista fatta a una centenaria del Sud Italia, proclamò che per tutta la vita a colazione aveva mangiato pane e olio o pane e olive e se è arrivata a un secolo è da prendere a esempio. Per lei, esterofile, vi basta sentire una canzone in lingua straniera, occhieggiare una nuova moda, assaggiare un piatto etnico, per sentirvi ragazze a qualsiasi età, al passo coi tempi, cittadine del mondo. Per lui, a casa dopo una bella vacanza, ma la mente torna con insistenza a quei luoghi e soprattutto a una persona incrociata per troppo poco tempo. Ma chi lo misura il tempo se il cuore è così in subbuglio? Tornerete a cercarla, decisione forse folle ma corretta. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6. Finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.